Gessimino, Gessimino d'Arabia, Gessimino di Portogallo. Non solo lo spasimo di Palermo, il viaggio nella memoria firmato da Vincenzo Consolo nel 1998, il romanzo capace di unire storie e fantasie in un linguaggio ricco e possente. Non solo lo spasimo, ma un omaggio a 360 gradi dello scrittore santagatese scomparso esattamente 3 anni fa. Il giovedì letterario, organizzato nella biblioteca di Capodorlando dall'associazione Recitando e Parolando, ha voluto analizzare con una malcelata vena di nostalgia i caratteri distintivi della scrittura di Consolo, amante severo e appassionato della sua Sicilia. Così, dagli interventi di Antonella Ricciardo, Chiara Bonfiglio, Daphne Ieni e Giusy Scurria, è emersa per intero la ricerca ossessiva, emozionata ed entusiasta dei pregi e dei difetti, delle tante contraddizioni di questa terra, splendida e sfortunata. Una parola, marabutto, che ritornava da dolorosa lontananza. I passi più belli dei romanzi di Consolo, dallo spasimo di Palermo alle pietre di Pantalica, all'olivo e l'olivastro, sono stati accompagnati da una musica sottile e ammaliante, quasi a rievocare la ritmicità che contraddistingue le opere dello scrittore santagatese. Un omaggio a Consolo, certo, una riflessione seria sulle pagine dei suoi romanzi che sollevano dubbi e strappano amari sorrisi. Uno scrittore che manca alla Sicilia e alla letteratura italiana. Il prossimo appuntamento con i giovedì letterari organizzati dall'associazione Recitando e Parolando alla Biblioteca di Capodorlando è per il 15 gennaio con una fiaba al mondo per capire come gira il mondo di Mariangela Biffarella.